Salve amici, siamo qui a Villa Domi per la presentazione del libro di Angelo Ianelli, Pandemia, seconda ondata, rabbia e confusione. È già un titolo che dice tutto. Angelo, salve, complimenti per questa bella iniziativa. Io ti ringrazio Fabiana, bisogna scrivere, bisogna parlarne, stiamo attraversando un momento difficile, tutto il mondo sta attraversando un momento particolare, c'è troppa rabbia, troppa confusione e Pulcinella alza la voce, Pulcinella che vuole donare speranza e lo fa attraverso anche un libro, tra l'altro il mio secondo libro in pandemia, dove ancora una volta mi rivolgo alle persone donando speranza, sorrisi, ma soprattutto delle certezze. E, il libro ha come prefazione Catello Maresca, sostituto procuratore, e tra l'altro testimonianze importanti come il giornalista del Mattino Marco Perillo, come il musicista Lino Vairetti, l'attore Antonio Ciccone e ancora la giornalista e scrittrice Lucia De Cristofaro. Quindi è un libro assolutamente da leggere, molto probabilmente potrebbe essere oggetto di studio nelle scuole perché si rivolge a ogni tipo di persone, dalla persona semplice alla persona che ha cultura. La domanda di rito ovviamente è: come ti è venuta in mente l'idea di scrivere un libro proprio sulla pandemia? Mi è venuto in mente nel momento in cui sentivo l'esigenza di poter portare qualcosa alla gente. L'ho fatto prima attraverso i contest enogastronomici da casa, l'ho fatto attraverso tanti giochi come il panerello del sorriso. A un certo momento ho pensato, ho detto: io devo fare qualcosa che diventare qualcosa che un giorno anche i nostri nipoti potranno dire che è successo nel 2020, e allora questo è stato il mio obiettivo, quello di portare fatti concreti. La gente deve sapere quello che sta succedendo, tutta questa confusione, la rabbia di Pulcinella e la rabbia del popolo, le grida, ecco, dei manifestanti che si lamentano delle chiusure, vale a dire dei commercianti, sono le grida di Pulcinella. Tutto quello che in questo momento il popolo sta subendo lo subisce anche Pulcinella, perché Pulcinella è con il popolo. È la voce del popolo, sì. Angelo, scusami, ma secondo te è più forte la rabbia o la confusione? Secondo me vanno di pari passi, rabbia e confusione, perché ci troviamo di fronte a un sistema che non riesce a garantire delle certezze. Noi con tutti i mezzi che abbiamo ancora tuttora fanno casini per quelli che sono i discorsi sui vaccini, fanno casini praticamente a livello proprio mondiale per fare lotte economiche e politiche che portano solo alla distruzione proprio della gente dal punto di vista psicologico, umano e sociale. Se dovessi riassumere il contenuto del tuo libro con una frase, come lo definiresti, ecco, il tuo libro? Amore per la propria terra e l'amore di Pulcinella. Grazie ad Angelo Ianelli, e sempre a testa alta, mi raccomando, con la voglia di vivere e la voglia di fare cose belle. Grazie a voi di TVA e a te Fabiana per questa importante intervista ai tempi della pandemia. E parliamo del libro di Angelo Ianelli con uno dei relatori che sono qui a Villa Domi, il professor Giulio Tarro, notissimo virologo, un luminare della scienza praticamente. No, per carità, la scienza di per sé è luce, quindi in certo senso non pigliamoci dei meriti che non sono nostri. Allora, io so che lei è un grande amico di Angelo Ianelli e che lei è sempre vicino a tutte le iniziative benefiche di questa grande persona, perché io dico, Angelo è veramente una persona che si fa in quattro per tutti, quindi merita questo sostegno, diciamo. Nel primo libro, il primo volume, lei ha scritto una prefazione, se non erro. Sì, infatti. E fra l'altro è stato uno dei primissimi volumi usciti sull'argomento. E quindi, diciamo, mi è fatto molto piacere allora, diciamo, di iniziare questa epidemia, per così dire, con questo scritto, che poi ovviamente rappresenta un aspetto umano molto importante, e abbiamo tutti la paura, per così dire. Però dobbiamo vederlo in maniera, per così dire, con distacco, perché è una malattia. Ci sono le terapie,
adesso ci sono pure i vaccini, perciò cerchiamo di farlo come si fa con tutte le altre epidemie. Noi abbiamo un retaggio dalla peste al colera, perché no, diciamo, anche il male oscuro di Napoli. Abbiamo tante situazioni che sono sempre state prese di petto nell'evoluzione della specie umana. Addirittura i gruppi sanguigni sono stati un pochino determinati proprio dalla possibilità di resistere, e in particolare, diciamo, alla peste prima e al vaiolo dopo. Ecco, per cui, diciamo, ci sono degli aspetti che devono essere affrontati. È fisiologico, insomma, fa parte della vita. Questi momenti pandemici possono capitare, ma si possono superare con la volontà e soprattutto senza fare terrorismo, perché questa secondo me è la cosa principale. Le faccio la domanda d'obbligo per quanto riguarda i vaccini. Vogliamo mandare un messaggio agli amici che ci stanno guardando a tale proposito? Ma senza dubbio, lei ha detto molto bene per quel che riguarda l'aspetto del terrorismo, soprattutto perché sappiamo che, a parte, ora parleremo dei vaccini, ma in particolare credo sia importante evitare che i soggetti vadano incontro a problemi neuropsichiatrici, e sappiamo che questo aspetto purtroppo si sta diffondendo. Ecco perché dobbiamo avere un diverso atteggiamento, e in un certo senso la possibilità oggi di avere anche dei vaccini ci fa vedere in maniera più rosea queste prospettive. Tant'è vero che, come dobbiamo fare l'esempio da chi ha iniziato prima di noi, l'Inghilterra ha cominciato l'8 dicembre, sono già ad oggi 40 milioni di vaccinati. Il nuovo presidente americano, quando si è insediato il 20 gennaio, già il 10 febbraio c'era la metà dei contagi negli Stati Uniti, e poi si è impegnato nei primi 100 giorni della sua presidenza di avere 100 milioni di americani vaccinati. Addirittura ci ha dato pure il 4 luglio, la festa dell'Independence Day, la festa, diciamo, indipendenza degli Stati Uniti, come fine dei vaccinati. Per cui, diciamo, cerchiamo noi allora di evitare gli errori fatti, diciamo, in precedenza, cerchiamo di affrontare anche noi il problema dei vaccini, che se attualmente purtroppo ci sono delle vittime, lo sono sentiti, di 500 al giorno, sono legati però soprattutto agli ottogenari, ai soggetti fragili, e quindi in un certo senso facciamo come hanno fatto gli altri, cominciamo dalle persone che sono vittime della malattia e non di nuovo, tanto per cambiare, delle categorie privilegiate. Quindi cerchiamo di emulare i paesi che sono più avanti di noi in un certo senso, e non di emulare soltanto i lati e gli aspetti ludici, perché noi emuliamo sempre gli americani, gli inglesi per tante altre cose, ma per queste cose credo sia molto più importante. Rabbia e confusione, due parole nel titolo di questo libro di Angelo Iannelli. Secondo lei è più forte la rabbia o la confusione nella gente in questo momento? Io ho paura che dalla confusione si è passati di più alla rabbia, e le dico un aspetto che, come noi guardiamo agli altri, gli altri guardano a noi. C'è un bellissimo editoriale del mese scorso su Nature, che è una famosa rivista inglese di scienza, in cui in particolare fanno un editoriale esclusivamente sul comitato scientifico italiano, che non ha, diciamo, le prerogative per essere stato tale. Ci sono state sempre delle nomine ad personam, e per un'epidemia virale non c'era un solo virologo in commissione. Caspita, insomma, devo dire, io spero tanto che questa rabbia si plachi un po', soprattutto appunto con l'avvento dei vaccini, perché giustamente si supera tutto, supereremo anche questo. E intanto noi siamo felici che ci siano persone come lei, che sono sempre vicine al sociale, vicine soprattutto alla gente proprio, anche fisicamente, perché no? E come sostegno morale, perché ascoltare un parere da parte di un uomo di scienza, di un uomo di tante esperienze, per noi è un onore e piacere. La ringraziamo, e chiaramente acquisteremo tutti il libro di Angelo Iannelli, Pandemia, seconda ondata, rabbia e confusione. Grazie professor Giulio Tarro. La location che ospita la presentazione di questo interessantissimo libro di Angelo Iannelli è proprio Villa Domi, una struttura molto vicina al sociale. Infatti più volte siamo stati qui e ci sono state sempre delle iniziative benefiche di grande interesse pubblico. Abbiamo accanto a noi il patron, Mimmo Contessa. Salve Mimmo. Ciao, buonasera a tutti.
Allora, Mimmo, c'è sempre questo debole per certi argomenti, nel senso che tu sei una persona molto sensibile, che si rende sempre disponibile per quanto riguarda l'iniziativa, e poi con Angelo c'è una grande amicizia. Se tu dovessi fare un augurio per questo libro, esprimere un pensiero su questo libro scritto appunto da Angelo, cosa diresti? E che possa essere l'ultimo sulla pandemia, e eventualmente farne un altro però sul ricordo della pandemia. Sulla rinascita eventualmente. Sul ricordo della pandemia e sulla rinascita. Inutile parlare insomma dell'argomento scottante, che è quello appunto delle strutture così belle come la tua, che sono invalidate da questa pandemia, quindi è tutto bloccato, come anche il nostro lavoro è un po' fermo. Il tuo pensiero al riguardo, tu vedi qualcosa, vedi un orizzonte più roseo, vedi qualcosa di buono all'orizzonte? Ma certamente l'unica cosa che c'è rimasta da ormai più di un anno è soltanto la speranza. Certamente ora si incomincia a vedere un po' di luce in fondo al tunnel, però c'è ancora un bel percorso da fare, e soprattutto ci vorrebbero lo Stato, il governo, da governo centrale a quello regionale, a quello provinciale, a quello comunale, a fianco gli imprenditori, perché dal piccolo nasce la rinascita, ma si è appoggiato dalla collettività politica, insomma, in pratica. C'è una proposta che tu vorresti fare alle istituzioni? Lanciamo questo messaggio, non so, di tua iniziativa, un'idea che potrebbe aiutare il settore magari eventualmente, per evitare questa rabbia e confusione di cui parla anche nel titolo il nostro Angelo? Allora, la burocrazia in genere, partendo da quella comunale a quella statale, è pesante, 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 ed è una zavorra per noi imprenditori. Quindi la cosa fondamentale sarebbe snellirla. Nel momento in cui snellisce, anche in caso di quello che stiamo vivendo, che comunque è un qualcosa di quasi surreale, sarebbe affrontabile molto, molto diversamente. Esatto, allora arriverà questo messaggio, spero proprio di sì, anche perché è interesse un po' di tutti cercare appunto di snellire la burocrazia, di aiutare chi vuole soltanto lavorare. Grazie comunque a Domenico Contessa, Mimmo per gli amici, e la struttura è splendida, veramente complimenti, è favolosa. E qui a Villa Domi, per la presentazione del libro di Angelo Iannelli, si fanno degli incontri molto piacevoli. Abbiamo incontrato infatti Marcello Colasurdo, grande artista, che con Pietro Puzzone stava ricordando appunto tutte le serate trascorse insieme durante il programma di pallone. Insomma, quindi abbiamo vissuto dei bei momenti, Marcello. Sì. Me lo ricordo, forse mi ricordo una volta che il Napoli stava in Serie B e noi facevamo quella Napoli in Serie A, e poi ci andò, me lo ricordo bene. Pietro impazzisce per la tua musica, perché a Pietro Puzzone piacciono tantissimo questi ritmi, queste cose che gli ricordano le tamuriate, perché gli ricordano un po' lo stadio, vero? Sicuramente la prossima trasmissione inviteremo sicuro a Marcello nella nostra trasmissione attiva, il Salotto dei Campioni, qualche venerdì viene a registrare da noi. Per ritornare un po' ai vecchi tempi, quando non ci si vede per tanto tempo, però poi ci si incontra magari in queste location così belle per degli scopi così importanti, perché il libro di Angelo Iannelli è un'ottima occasione per incontrarsi, nel senso che Angelo è sempre uno molto vicino al sociale, quindi ha scritto questo libro proprio perché ha interpretato le emozioni della gente, e tu sei uno che riesce a entrare proprio nel cuore della gente con la tua musica. E il titolo recita così: la pandemia, rabbia e confusione, seconda ondata, rabbia e confusione. Secondo te la musica può aiutare anche molto in questo momento pandemico a superare queste problematiche che abbiamo un po' tutti? Innanzitutto voglio ringraziare Angelo Iannelli, a quale mi lega tanta amicizia. E lui so che interpreta molto bene una bellissima, la nostra maschera napoletana, che è il Pulcinella, ma che è un Pulcinella abbastanza sociale. Non è il solito Pulcinella servile o panettiere, il canzonettaro, no. Parla di un Pulcinella, guarda caso, un Pulcinella della origine macusiana, della campagna popolare macusiano,
e praticamente lui onora questa maschera parlando anche del sociale, perché chi viene dalla cultura popolare e dalla musica popolare e dalla tradizione popolare ad essere voce popolo, voce di ad essere la verità popolare che sta nella bocca e nella maschera di Angelo Iannelli come Pulcinella, mi onoro di essergli amico, e praticamente la tradizione popolare e la musica specialmente popolare è musicoterapia, ci guarirà da questa pandemia, ci guarirà da questa pandemia. Musica popolare e musica terapia ci guarirà da questa pandemia. Voce popolo, voce di vox popolo, vox dei. Parla Pulcinella, parla Angelo Iannelli. Attore poliedrico, un tuttofare, un artista a 360 gradi, anche scrittore. E allora noi siamo qui, dopo il suo primo libro sulla pandemia, a presentare l'altro suo volume, Pandemia, secondo data, rabbia e confusione, la sfida di Pulcinella. Perché lui impersonifica la maschera di Pulcinella, ma non un Pulcinella come tutti lo conosciamo, Pulcinella tipicamente napoletano, un burlone, diremmo un monello. Lui è un Pulcinella diverso, un Pulcinella che ci porta solamente ottimismo, ci porta il sorriso della nostra terra, della nostra napoletanità, del nostro essere partenopeo. Allora, vedete come seduto a fianco ad Angelo, non c'è bisogno di presentazione, è il professore Giulio Tarlo, virologo di fama internazionale. E il professore Tarlo è colui che ha scritto la prefazione del primo libro di Angelo Iannelli. Io voglio dare la parola al professore, proprio perché lui ci può dire qualcosa sulla prefazione che ha scritto sul primo libro della pandemia di Iannelli, e che professore, lei cioè è stato subito, ha preso in simpatia Angelo, il libro del quale lei ha fatto la prefazione è andato veramente a tuba. Innanzitutto il primo volume di Angelo Iannelli è stato proprio uno dei più precoci sullo strumento, e quindi allora era una novità per tutti questa pandemia, perché già quando è uscito il libro di Angelo già era globale, e quindi in un certo senso c'era un'antitesi tra la metà marzo e l'ultimo paziente dimesso da Wuhan in Cina, e noi andavamo nella nostra aumentata, per così dire, curva cosiddetta gaussiana dell'epidemia, che visto che il picco, come ricordate, è più controllato da fine marzo e inizio di aprile. E credo che appunto forse la prima preparazione che ho fatto per un libro sul genere è stata proprio questa di Angelo. L'artista ha pensato bene ricorrere i tempi, e quindi in un certo senso è stato un aspetto importante, perché era una novità allora. E purtroppo questa novità non è più tale, però fortunatamente all'approccio che è sempre stato fatto su tutti i tipi di epidemie, cioè diagnosi precoce e intervento terapeutico, ora si è giunti anche alla possibilità di prevenire, cioè la terapia che rappresenta, dove diciamo, si è già iniziati per tempo e senza privilegi. Non dimentichiamo che le prime vittime sono quattuagenari e magari più anziani, e quindi in un certo senso le ultime nostre vittime 5-30 giorni sono legate al fatto che nel Regno Unito stanno facendo tra l'8 dicembre già 40 milioni di vaccinati. Noi invece perché finalmente abbiamo deciso giustamente di avere come punto di riferimento appunto questi soggetti anziani, i soggetti eventualmente fragili che hanno bisogno ovviamente della prevenzione legata al sintomo.
Questa è quella sulla pandemia di Angelo Iannelli, è quasi diventata una saga che speriamo finisca presto, non per Angelo che non scrive più, però deve finire. Ma io penso che lui abbia interpretato questa seconda parte con confusione rabbia. Ma se va avanti con questi libri sulla pandemia vuol dire che non finisce mai, non usciremo anche da questa situazione. Ma come Fulcinella, Fulcinella è una figura fulgida, quindi quello là è sempre stato un punto di riferimento con la nostra filosofia, e quindi io penso che in questo aspetto cercheremo che la maschera di Fulcinella sia tale e non più per la pandemia, e quindi possiamo eventualmente prospettare quello che già ormai come sappiamo, o nel Regno Unito non ci sono così più vittime tante, diciamo, da questo virus, e analogamente l'impegno del nuovo presidente americano per 4 luglio di avere tutti i suoi, diciamo, americani vaccinati. Bene, grazie al professor Giulio Tardo. Allora, da Napoli, attraverso il sorriso di Fulcinella, alias Angelo Iannelli, un sorriso sul mondo a questo punto, e vorrei fare anche, anzi, facciamo tutti insieme gli auguri per il 50° anno di età di Angelo, un applauso. Grazie professore. Luadra mie, questa pandemia, Madonna mie, luadra mie, questa soprattutto. Io ho citato pure gli schiavoni, o popolo schiavoni, che mamma schiavona l'ha data
la verità a uomo scavone e tutto il mondo sa che la pandemia, la vita, allora si citano anche invocazioni quando si vanno dalle scavone, etnoloca, cioè dei posti, vai ai posti della Campania, tipo Santa Anastasia, Pomigliano d'Arco, a Montagne Somma, principalmente a Montevergine, a Manone le Galline, a Pagana, a Manone le Vagne, e crea più ne metti in queste etnolocal Madonne, che tutti quanti siamo devoti appunto per divulgare la musica della tradizione popolare, della musica con Pulcinella compreso, perché Pulcinella sa in questa cosa. Lui, Pulcinella, è una maschera dionisiaca, di Dioniso, praticamente è come l'interpreta pure Angelo Iannelli con la maschera del popolo, ma è stata sempre popolare così, e amici la verità. Allora il Pulcinella va bene e va benissimo anche in questo contesto dionisiaco della sacralità precristiana e corrente. E allora lui dice anche una verità, lui è voce popolo, voce di, e quando voce popolo, voce di, e Pulcinella parla pure della pandemia, dei problemi sociali oggi ed è importante. Questo è perché lui è Pulcinella di Oniso, Pulcinella popolare, viene dalla musica popolare, dalla cultura del popolo, è giusto che parli anche dei problemi del popolo. E questa è l'antica maschera napoletana, arcaica, anzatellana, cerrana.
specifico, perché viene dalla vecchia terra, perché il cucinello nostro non è il cordoniano che ci troviamo oggi, con tutto rispetto, per l'amor di Dio, però è un cucinello arcaico che viene da Dioniso, appunto è della campagna, è della madre terra, figlio della madre terra, e lui è un figlio della madre terra che parla della propria terra e i problemi che ha questa terra, questa madre terra. Oggi c'è il problema della pandemia, purtroppo grazie a un mondo inquinato, è un mondo che non si sa se è un mondo o un giardino che era una volta, oppure ci stanno portando proprio a finire un mondo. Però dipende sempre dall'uomo, è l'uomo che sporca il mondo, è l'uomo che distrugge l'ecosistema, l'uomo, l'animale, l'uomo, che non ha niente a che vedere con gli animali terrestri di questo pianeta che rispettano la natura. Invece noi 5 miliardi l'anno evitano ovviamente la distruttività, ma anche 50 anni, 100 anni massimo, con l'inquinamento. E Pulcinella dichiara anche questo, Pulcinella, a verità, a voce di Dio, voce popolo, voce di Dio, e dice proprio la verità, parla anche della madre terra inquinata, della madre della terra dei fuochi, ma questo riguarda poi non solo l'etnolo, la nostra zona campana, ma parla di tutta la terra, di tutto il mondo. Noi amma essere sentinelle ecologiche, come Pulcinella è grande banditore, grande in questo libro della pandemia, denuncia. Dobbiamo essere denunciatori di un cattivo sistema che purtroppo, grazie alla legge del profitto mondiale, internazionale, noi non possiamo sopportare più tutto questo, e sì, ci potremmo salvare pure l'agricoltura, con Pulcinella, con gli attori, col teatro, ma bisogna essere di denuncia. Ecco che cos'è la pandemia di Angelo Iannelli, secondo me, da quello che ho potuto capire. Sono orgoglioso di essergli amico, fratello, come dire, lui è un Pulcinella, mi piace, è un Pulcinella attuale, ma venne allontanato, come la verità popolare, venne allontanato. E oggi sta qua presente con noi anche nei problemi di questa attuale società contaminata dal minifreghismo dell'umano che non rispetta la madre terra. E io vorrei un applauso ad Angelo, perché ha scritto la pandemia ed è attuale, e mi piace dirlo così. Invece dirlo, perché è tradizione popolare, la tradizione popolare è la verità nostra. Grazie Marcello. Grazie a voi. Ci tengo a dire che è Pulcinella, una figura quasi sacra.
noi napoletani, un po' di retorica andando da Caserta verso il nord, però questa è un'altra storia che tralasciamo. No, perché musica popolare, parliamo di cose belle, musica sì. popolare che addirittura diventa statuaria davanti a tanta bellezza come quella di Maria Amaro. A questo punto grazie ancora Marcello e volevo chiamare per dei saluti il patron di Villa Domi, Mimmo Contessa, per un saluto. Mimmo sempre vicino davanti a queste iniziative come quella di Angelo. Sì, buonasera, benvenuti a tutti e questo è il primo evento, speriamo che non sia l'unico dopo la pandemia, dopo la chiusura di novembre del 2020. Una iniziativa che anche benaugurante di speranza affinché finisca questa emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio un pochettino tutti i comparti produttivi del nostro paese. Sì, diciamo questa è una speranza. E credo anche in quello, soprattutto in quello che dobbiamo operare. Diciamo, come diceva prima il buon Colo Assurdo, la madre terra in pochi anni l'abbiamo dissattata. Così diciamo, perché la Cina si è rialzata? Perché oggi fa più 20% dell'Italia e dell'Europa, se ancora così? Per quale motivo? C'è da pensare. E quindi vuol dire che c'è qualche volontà superiore, secondo me. Certo, sono dei quesiti che cerchiamo di dare una risposta, però la risposta non c'è forse mai. No, per fortuna c'è il Pulcinella che non ci fa pensare e diciamo ci distrae, dà speranza e un po' di sorriso. Perché ci regala sorrisi. E allora grazie Mimmo, grazie dell'ospitalità e a proposito di sorrisi. Gianni Mandoloni, maestro di judo con la sua palestra e i suoi figli a Scandia, è un personaggio che da anni ormai si batte per l'inclusione sociale dei ragazzi a rischio, non solo a Scandia ma un pochettino in tutte le nostre zone della Campania. Buonasera, grazie dell'invito prima di tutto. Credo che prima di me ho sentito delle frasi importanti, dobbiamo essere sentinelle, dobbiamo essere denunzianti, dobbiamo denunziare ciò che... ma non è semplice. Vedete, io ho una scritta qui che la legalità parte dalla scuola, la legalità parte da una sanità che è stata abbandonata da 30 anni. Siamo stati delle cattive sentinelle, prof. Purtroppo. E noi adulti che abbiamo superato i 60 anni abbiamo un po' di colpa a non scendere nelle strade, perché quando si è visto che i reparti venivano chiusi, gli ospedali venivano chiusi, siamo arrivati a questa pandemia che doveva essere, non dico una passeggiata, ma migliaia e migliaia di persone non erano morte. Io combatto con la mia natura, lo sport. Cerco di togliere tanti ragazzi dalla strada perché il mio percorso non l'ho mai abbandonato. Io sono un